Benvenuti amici dall'Orto e Fornelli, oggi vi faccio vedere come preparare un pane di semola simile al cipraju con una ricetta molto semplice. Vediamola subito. Allora, la prima cosa che facciamo dopo aver tirato il lievito madre fuori dal frigo, aggiungo l'acqua e la semola. Siccome ci serviranno 140 g di lievito madre, aggiungo 70 g di acqua e 70 g di semola. Prima l'acqua, mescolo. Se non avete visto come creare il lievito madre, vi lascio un suggerimento qua sopra con il video con tutte le istruzioni per creare in casa il vostro lievito madre. Questa operazione si chiama rinfresco. Misceliamo l'acqua, la farina nuova al lievito madre e questo lo lascio fermentare per tutto il giorno e poi prima di andare a letto lo uso per fare l'impasto. Ok, ora che il lievito madre è pronto, lo aggiungo all'acqua. Tutte le dosi degli ingredienti le metto in descrizione qua sotto. Allora, vedete? Vedete, quando è pronto di solito il lievito madre galleggia perché è pieno di aria. In questo modo saprete che potrete usarlo. Quindi ne metto 140 grammi. E poi lo faccio sciogliere bene nell'acqua con il cucchiaio. Ora aggiungo la semola. Ora aggiungo anche il sale. E per ultimo aggiungiamo poca farina di grano tenero. Adesso incorporo velocemente. Ecco, controlliamo che non rimanga farina asciutta nel fondo. Quindi semplicemente impastiamo fino a quando avrà assorbito tutta la farina. Circa 2-3 minuti. Il tempo farà sviluppare il glutine. Ora mettiamo un canovaccio umido e ci vediamo tra 8 ore. Buonanotte! Ecco qua, il giorno dopo di mattina, come ha lievitato. Adesso lo stacco dalle pareti. Poi con le mani umide vado a tagliarne la metà, poi faccio così. Così lo ripiego su se stesso, poi lo passo nella semola con la chiusura con la goccia rivolta verso il basso e lo mettiamo qua. Lo stesso faccio con l'altro. Ecco, questa è la parte che andrà verso il basso, comunque lo infarino un po' tutto. Quindi la goccia la mettiamo, questo diciamo così, un po' separato, mettiamo anche qui un po' di farina. Adesso lo facciamo riposare un'altra ora. Poi inforniamo. Ho scaldato il forno a 250 gradi, ora prendo la teglia calda. Metto
metto un po' di carta forno, adesso rovesciamo il pane così. Ecco qua. Ora in forno. Spruzziamo un po' di acqua. Facciamo cuocere 10 minuti a 250. Va bene, andiamo con la prova assaggio. Ancora tiepido. Il pane di semola è uno dei più buoni. Dovete provare anche voi questa ricetta. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, amici. Ciao!